Diamo inizio alla nostra conferenza nell'ambito del ciclo di incontri Donne Ambiente promosso dal gruppo Ecofemminismo ed Ecoistituto Reggio Emilia e Genova. Il titolo di stasera è Che cosa respiro? Pillole di chimica ambientale per meglio comprendere che aria tira dentro e fuori casa con il relatore Federico Valerio. Chi è Federico Valerio? Federico Valerio è un dottore in chimica. Ha svolto molte attività di ricerca e ha diretto il servizio di chimica ambientale dell'Istituto Nazionale Ricerca sul Cancro di Genova, che è molto noto naturalmente a livello nazionale e internazionale, e il suo laboratorio ha svolto studi e ricerche finalizzati a quantificare l'esposizione a cancerogeno delle popolazioni, identificandone anche appunto le fonti. Attualmente svolge attività di divulgazione scientifica sulle tematiche ambientali presso il nostro Ecoistituto. Ma io vorrei anche segnalare, oltre alle sue pubblicazioni, il suo blog molto interessante che è Scienziato Preoccupato. E vi consiglio a tutti coloro che si collegheranno o guarderanno appunto questa conferenza, di andare a vedere questo blog perché è molto interessante. L'ultima, diciamo, materiale che è stato collocato riguarda l'economia circolare dei materiali post-consumo liguri senza termovalorizzazione, ma diciamo che nel suo blog affronta quasi tutte le più importanti tematiche ambientali che riguardano i rifiuti. E quindi naturalmente collabora anche ai quaderni di Ecoistituto già dall'inizio delle nostre prime pubblicazioni con contributi importantissimi proprio dal punto di vista scientifico. E a questo punto lascerei la parola direttamente a Federico Valerio. Bene. Grazie Pinuccio della presentazione. Bene, io stasera, come dire, cercherò di raccontarvi un po' questa mia avventura anche da chimico ambientale. Il chimico ambientale è proprio una specializzazione che tra l'altro in qualche modo ho scoperto mettendola in piedi, perché ero uno dei pochi, quando ho cominciato a lavorare appunto al laboratorio di chimica ambientale dell'Istituto Mori, ero uno dei pochi chimici che aveva una si stava interessando a questa tematica, tra l'altro in modo, come dire, ampio, quindi non soltanto dal punto di vista di mettere a punto metodiche analitiche, cosa che peraltro facevano molti dei miei colleghi su inquinanti presenti nell'ambiente, ma anche per studiare qual è la dinamica, la trasformazione che gli inquinanti, una volta immessi nell'ambiente, vanno incontro. Questo è uno dei temi che in qualche modo tratteremo appunto in pillola. Ma mentre stavo preparando questa presentazione mi sono reso conto che gli argomenti, spero, di interesse pubblico sono tanti altri, tanti, quindi, come dire, mi limiterò a una parte di questi argomenti, ripromettendo, se poi c'è anche interesse, di andare a sviluppare alcuni temi che in qualche modo andremo soltanto a accennare, a tracciare oggi. Quindi, comincio. Allora, ecco, quindi il tema appunto della mia conferenza è questa, nell'ambito di questo ciclo. Il titolo l'avete già visto, parliamo appunto di pillole perché vi do qualche flash, diciamo, degli argomenti che appunto un chimico ambientale tratta. E cominciamo, parleremo praticamente soltanto in particolare di aria. Noi ogni anno respiriamo circa, ogni giorno 10.800 litri d'aria. Quindi mettiamo nei nostri polmoni una quantità estremamente importante di aria, quindi, come dire, un elemento esterno, e ci preoccupiamo poco di quello che quest'aria contiene. Allora, che cosa respiriamo? Cosa c'è nell'aria che a questo punto noi respiriamo? Ed è questo l'argomento che trattiamo. E andiamo a vedere la composizione della chimica dell'atmosfera del nostro pianeta. Nell'atmosfera del nostro pianeta i componenti principali sono quelli che vedete. La gran parte è azoto, il 78%, poi quello che ci interessa, è ovviamente l'importanza vitale, è il 21% di ossigeno. E l'ossigeno è quello che, come dire, il motivo per cui noi umani, insieme a molti altri esseri viventi, respiriamo, perché appunto quello vedremo è l'ossigeno che ci fa da combustibile per mantenerci in vita. Abbiamo poi l'1%, un altro componente che è piccolo ma merita attenzione ed è quello che adesso andremo a approfondire.
Praticamente abbiamo la stessa, diciamo, immagine a torta che abbiamo visto prima e focalizziamo su quell'1%. Abbiamo tutta una serie di gas che cito, argon, neon, elio, metano, cripto, idrogeno, in quantità molto piccole, ma la cosa che ci interessa è il diossido di quello che qui viene chiamato diossido di carbonio, che è l'anidride carbonica, CO2, che è lo 0,038%. Questa, se dalle percentuali passiamo ai parti per milione, durante questa chiacchierata introdurremo anche alcune particolari unità di misura come queste, quindi ppm sta per parti per milione e quella che qui vedete, 380, era quella che era il valore del 2000 d.C., cioè nel 2000, quando questa tabella che vi sto facendo vedere è stata costruita, l'anidride carbonica era a 380 parti per milione. Oggi non è più così e questo sarà un argomento di cui approfondiremo anche questo argomento insieme con voi. Cosa vuol dire appunto parti per milione? Vuol dire che in 1 m³ d'aria, quindi 1 milione di centimetri cubi, c'erano appunto nel 2000 d.C. 380 centimetri cubi di anidride carbonica. Quindi questo, quando si parla di parti per milione, si intendono esattamente questo tipo di unità di misura. E qui vediamo, allora, qui siamo a Bogliasco, l'immagine che vedete, quella più grande centrale, è un sensore per l'anidride carbonica che ho piazzato all'esterno di casa mia praticamente pochi giorni fa. Questo sensore sta misurando 420 parti per milione. È appoggiato, se vedete, su quella scatoletta grigia, che è un altro strumentino su cui parleremo, perché poi in questa mia chiacchierata in qualche modo daremo anche qualche elemento di quello che è stato l'ultimo progetto fatto con EcoIstituto, che è questo progetto che abbiamo chiamato Sentinelle dell'Aria, che ha coinvolto un centinaio di giovani genovesi, molti di questi studenti, ai quali abbiamo affidato una serie di strumenti per fare delle misure, in modo tale da poter, come dire, avvicinarsi al tema della qualità dell'aria misurandola. Uno di questi strumenti era questo sensore che qui vedete, che qui messo all'esterno sta misurando 420 parti per milione. E poi vedremo che non è un numero, cioè uno strumento abbastanza preciso. Se andiamo a vedere nella camera da letto contemporaneamente, la ca mia camera da letto, proprio nello stesso momento i ppm sono 941, quindi quasi il doppio. E in cucina? Beh, in cucina, col fornello spenti, siamo un pochino meno, 710, siamo sempre a casa mia, e sempre sono misure contemporanee. Però cosa succede quando il fornello viene acceso per fare il caffè? Ecco qua. Nel giro di pochi minuti le parti per milione aumentano a 875, mentre appunto il caffè si sta facendo. E tutto questo dall'occhio di un chimico ambientale, stiamo documentando due episodi di inquinamento indoor, sta in ambiente ambientale all'interno dell'abitazione, attribuibili a due processi di ossidazione. Un'ossidazione biologica, che era quella, diciamo, di mia e di mia moglie, nella nostra camera da letto, che avviene come stiamo facendo tutti quanti in questo momento, visto che siamo in vita e respiriamo, avviene a bassa temperatura. È un argomento che meritava di essere approfondito, ma no, magari ne parleremo più in là. L'altro è un'ossidazione chimica ad alta temperatura. E sono due processi, appunto, di ossidazione dal punto di vista chimico, ma anche molto diversi per il loro impatto poi sull'ambiente. E perché questo ci permette di parlare, questo piccolo esempio ci permette di parlare di come un ciclo del carbonio nel periodo dell'Antropocene. Il ciclo del carbonio è quello che qui vedete in qualche modo tracciato, in cui in rosso, in questo caso, si viene individuato una mucca, un animale, ma in quel punto. Quindi come utilizzatore del carbonio organico, ovviamente ci siamo anche noi con i nostri alimenti. Questo ciclo molto complesso è dell'antropocene perché all'interno del ciclo ci sono le fonti di emissioni, come dire, le piante, gli animali, ma ci sono anche le fonti di emissione di anidride carbonica che sono le attività industriali e poi quello che adesso poi vedremo meglio. Da dove il combustibile per le nostre macchine viene tirato fuori e che sono appunto
il petrolio e il metano che estraiamo dal nostro ambiente. Quindi nel ciclo della materia, che però sono diversi, noi oggi parleremo del carbonio, ma nel ciclo del carbonio con qualche dettaglio, ma c'è anche un interessante ciclo dell'azoto e dell'acqua e altri cicli. Ci sono delle fonti che in inglese vengono chiamate source, ci sono degli utilizzatori e ci sono dei pozzi che in inglese vengono chiamati sink. Il sink in realtà vorrebbe dire lavello, ma mi sembrava più corretto parlare di pozzi. Per quanto riguarda, torniamo al nostro schema, le fonti di anidride carbonica sono naturali, sono gli incendi, sono gli esseri viventi che appunto cibandosi, consumando, come dire, la fonte del carbonio, che sono appunto le piante, i vegetali e poi a loro volta gli animali, che a loro volta sono fonte di carbonio organico per i carnivori, compresi noi. I sink sono gli oceani, in cui poi in grande quantità l'anidride carbonica viene assorbita. Sono gli esseri viventi che vivono negli oceani, i sedimenti che accumulano anidride carbonica sotto forma di carbonati, in questo caso nei fondi marini, e poi se nelle ere geologiche, quindi nel passare di milioni di anni, questi sedimenti vengono inglobati nel terreno e a loro volta rimessi in atmosfera attraverso gli elementi vulcanici che qui non vengono rappresentati. Quello che appunto l'attività, la presenza umana ha modificato, quindi questo ciclo in assenza dell'uomo, sostanzialmente, o meno dell'uomo Faber, dell'uomo che scopre il fuoco donatogli dagli dèi, questo ciclo era un vero ciclo naturale, completo, come dire, senza alterazioni, che è andato avanti per milioni di anni, se non addirittura miliardi. Quando l'uomo Faber ha cominciato, ha scoperto il fuoco e l'ha utilizzato, le cose sono cambiate. E, come dire, sono cambiate, e quello che possiamo vedere adesso, parliamo del ciclo dell'anidride carbonica. Vedete, in questo punto, nel pieno dell'Oceano Pacifico, c'è questo punto che è un'isola delle isole Hawaii, si chiama Mauna Loa, e che è importante per fare un discorso, un approfondimento che proprio il ciclo di carbonio richiede, in particolare per quanto riguarda l'anidride carbonica. Su un vulcano spento, che si chiama appunto Mauna Loa, a 4.000 metri, da diversi decenni sta in funzione questa stazione meteorologica, che oltre a fare misure di tipo meteorologico, sta misurando anche l'anidride carbonica. L'anidride carbonica dal 1958, quando un chimico gli venne l'idea, avendo questa disposizione, questo sito, di andare a monitorare con sistemi anche molto, molto artigianali, molto da chimico, diciamo, di quegli anni, a misurare l'anidride carbonica nell'aria. Successivamente è stata misurata sempre qui anche il metano, che vedremo è un dato estremamente importante. Le misure, appunto dal 1956 ad oggi, quindi le misure sono state aggiornate a ottobre del 2023, l'anidride carbonica misurata in questo sito, vedete, è andata progressivamente aumentando. Siamo partiti da valori inferiori a 320 parti per milione, e l'aumento progressivo anno dopo anno fino ad arrivare ai nostri giorni, dove le parti per milione sono 419. Quindi una crescita continua, che merita di essere interpretata. Devo dire, io quando intorno agli anni 70, quindi eravamo più o meno a questo punto, sulla rivista Le Scienze, quella traduzione italiana di National Geographic, ho letto i primi risultati di questo studio, sono balzato dalla sedia, perché era, come dire, era un dato appunto che mi preoccupava, di qui il nome del mio blog. Scienziato preoccupato perché, come dire, a chi queste cose le capisce, vedere come rapidamente si sta modificando la composizione chimica dell'atmosfera del pianeta, sapendo anche già da allora, fin da allora, le cause, quindi l'uso di combustibili fossili, sicuramente era un elemento di preoccupazione. Se andiamo a vedere in dettaglio, c'è un elemento anche qui molto interessante.
Vedete, abbiamo un andamento, questo negli ultimi anni, in nero, che sono praticamente una media annuale, mettiamola così, di come varia l'anidride carbonica nell'atmosfera, e poi abbiamo questo andamento altalenante. Queste sono le medie mensili, anno dopo anno, dell'anidride carbonica. Ed è interessante vedere come c'è un aumento progressivo, ma all'interno di questa oscillazione periodica che è abbastanza costante. Bene, questo andamento, quello in rosso, lo possiamo chiamare il respiro della Terra. È come dire l'effetto dell'alternarsi delle stagioni sui vegetali dell'emisfero nord, quindi in cui quello che vediamo è l'alternarsi dell'autunno e della primavera. In primavera le piante cominciano, del nostro emisfero, rimettono sulle foglie. Per mettere sulle foglie devono assorbire in quantità importanti l'anidride carbonica dell'atmosfera, e quindi l'anidride carbonica all'interno dell'intera atmosfera del pianeta diminuisce. Diminuisce proprio per questo motivo. Poi, durante il periodo autunnale, quando le foglie vengono rilasciate e a questo punto intervengono i processi metabolici operati su questo materiale organico ad opera di batteri aerobi, l'anidride carbonica sotto forma di cellulosa delle foglie decade e viene di nuovo trasformata in anidride carbonica che viene rimessa in atmosfera. E questo è il ciclo stagionale che va avanti di anno in anno e che ci dà anche un'idea di come appunto l'interazione tra l'anidride carbonica che è presente nell'atmosfera e i viventi che lo utilizzano. Come dire, l'alterazione di un ciclo annuale che è andato avanti in modo abbastanza costante per gli ultimi 2000 anni è proprio dovuto al fatto dell'attività del periodo dell'Antropocene, quindi l'attività dell'Homo Faber che ha scoperto l'uso dei combustibili fossili. E quello che qui vediamo è una sintesi, quindi in questa parte abbiamo le misure fatte a Mauna Loa, appunto con il valore che attualmente abbiamo, e questo che vedete sì in rosso sono le misure estrapolate dalle misure che appunto i bravi chimici sanno fare, che sono state fatte l'anidride carbonica estrapolata dai ghiacci dell'Antartide, dove si è possibile ricostruire l'andamento della presenza dell'anidride carbonica nell'atmosfera del pianeta fino a 800.000 anni fa. Come vedete, all'inizio dell'era industriale l'anidride carbonica era 278 parti per milione. È aumentata progressivamente perché prende industriale? Perché in questo periodo l'uomo ha cominciato a scoprire il carbone al posto della legna che fino allora aveva alimentato tutti anche i processi industriali delle varie civiltà che si sono susseguite nel tempo. Ha scoperto prima il carbone e poi il petrolio, e ha anche scoperto, come dire, l'altra cosa che era quella dei consumi crescenti, quindi del PIL come dire, uno strumento importante a misurare il progresso, un PIL che deve crescere insieme ai consumi. E questo è quello che ci sta creando i problemi con i cambiamenti climatici adesso connessi. Ma quello che sta aumentando non è soltanto l'anidride carbonica, ma perché anche il metano sta crescendo in atmosfera, l'abbiamo visto all'inizio. C'è traccia di metano. Qui l'unità di misura è ppb, parti per miliardo, billion in inglese, quindi un'unità di misura molto più piccola, ma anche questa, misurata sempre a Mauna Loa, ci sta segnalando un altro dato importante e preoccupante, che anche il metano, una volta estratto dai pozzi, in modo tanto un po' accorto, con grandi perdite di metano. Queste sono le perdite che avvengono durante l'estrazione, non tanto durante l'uso, anche perché la combustione sostanzialmente riesce a bruciare molto bene, proprio per sua natura. Il metano è un gas e se lo si vuole bruciare nei fornelli di cucina, ma anche ovviamente dei grandi motori alimentati a metano per la produzione di elettricità, il metano viene consumato praticamente totalmente. È durante la fase di estrazione che si hanno queste grandi perdite, che una volta immessi in atmosfera abbiamo un aumento del metano. E anche il metano se ne parla poco, ma è un problema anch'esso, perché il metano ha un impatto climalterante. Si potrebbe anche fare una lezione sul perché metano e anidride carbonica hanno effetto climalterante, ma insomma
comunque ne vedremo per la prossima volta, 85 volte maggiore di quella dell'anidride carbonica. Quindi a parità di quantità, un'unità di volume di metano ha un effetto climalterante 85 volte maggiore dell'anidride carbonica su un arco di 20 anni. Questo perché? Perché mentre l'anidride carbonica è molto stabile, una volta immessa in atmosfera non c'è verso di toglierla, se non per azione appunto delle piante e ancora di più del plancton marino, del fitoplancton, che è quel maggiore, diciamo, utilizzatore dell'anidride carbonica in atmosfera. Dicevo, l'anidride carbonica ha un tempo di permanenza molto lungo, quindi dura anche migliaia di anni, mentre il metano, una volta immesso in atmosfera, va incontro a un fenomeno, ne accenneremo, anzi anche questo potremo parlarne più approfonditamente, di fotodegradazione, per cui si dipensa in 10 anni. Quindi si parla di un'emivita del metano di 10,5 anni. Quindi ogni 10 anni la quantità di metano presente in atmosfera per azione dei raggi ultravioletti, sostanzialmente questo, si dimezza. E quindi ha un progressivo dimezzamento che va avanti nel tempo fino a diventare tutto quanto anidride carbonica. Quindi, come dire, è un problema indubbiamente che anche qui su cui dovremmo eventualmente intervenire per poter ridurre questo problema. E vediamo cosa succede quando una molecola di metano è messa vicino a due molecole di ossigeno. Bene, di solito, diciamo, in condizioni normali, a temperatura ambiente, non succede nulla. Però fino a quando non scatta una scintilla. E la scintilla cosa fa? La scintilla praticamente dà energia al sistema. In particolare la fiamma di un fiammifero o la fiamma di un fornello a gas o di una sigaretta. Ma ovviamente un motore a combustione interna dove l'atmosfera, la pressione è molto elevata e la temperatura è molto elevata, metano e ossigeno reagiscono, quindi una molecola di metano, due molecole di ossigeno agiscono per dare appunto una molecola di anidride carbonica, scusate, due molecole d'acqua, ma ancor più quello che ci interessa, calore e luce. Calore e luce che noi, luce come radiazioni luminose, che il calore che utilizziamo per i nostri processi, luce, ovviamente se abbiamo voglia di poterci illuminare, come peraltro facevano gli uomini, i nostri antenati. Però nell'atmosfera c'è un problema, perché abbiamo l'azoto che è presente in grandi quantità e a questo punto, come dire, diventa in qualche modo un ospite indesiderato. Perché, come dire, se metto in presenza l'azoto e l'ossigeno a temperatura ambiente non succede nulla, ma se gli do la faccio scattare la scintilla, a questo punto ottengo una reazione che normalmente non avviene e che dà il figlio della colpa, il figlio inquinante, che è il biossido d'azoto. Mentre l'anidride carbonica non ha un effetto tossico sostanzialmente, a meno che non raggiunga altissime concentrazioni, che nessuno ne può parlare perché qualche effetto ovviamente ce l'ha. Per gli ossidi d'azoto, in particolare per l'NO2, c'è un grande problema perché è una molecola molto reattiva, proprio per i motivi per cui si è formata, e quindi respirare biossido d'azoto e tutti gli altri composti è molto problematico. Ma in presenza di una fiamma c'è un altro problema, che è quello che insieme a questo inquinante se ne creano molti altri. Parliamo appunto di polveri sottili, di granulometria via via decrescente, quel PM sta Particulate matter in inglese, in italiano materiale particellato, e il 10 che vediamo ci dà un'idea della misura, sono i micron del diametro medio delle particelle più grandi. Quindi micron è un milionesimo di metro, quindi misure molto piccole, poi ne vedremo, però ci sono particelle ancora più piccole, PM2,5, e quelle che chiamiamo nanopolveri a PM0,1. Man mano che le dimensioni diminuiscono, diminuisce la pericolosità. Di questo, questi composti, insieme agli ossidi d'azoto, abbiamo visto qualcosa del progetto Sentinelle per l'aria, e nel progetto Sentinelle dell'aria abbiamo visto anche i composti organici volatili, tra cui il benzene. Però, come accennavo prima, non solo questi composti vengono prodotti durante la combustione, quando si brucia della sostanza organica, sostanzialmente dal metano al legno, passando per il carbone, ma si producono anche foglie di tabacco, per parlare del fumo di sigarette, si producono anche altri ossidi d'azoto,
l'ossido di carbonio, che è pericoloso perché, come dire, è mortale sostanzialmente, anche a concentrazioni molto basse, anidride solforosa, secondo la composizione del combustibile, e idrocarburi policiclici aromatici, che sono stati composti che ho studiato durante la mia attività presso l'istituto, perché sono all'interno di questi composti ci sono composti altrimenti cancerogeni, riconosciuti a cancerogeni per l'uomo e quindi degni di attenzione. Come dire, ovviamente, come capite bene, dobbiamo in qualche modo tenere sotto controllo le combustioni, perché i sapiens, una volta che hanno scoperto il fuoco, sono diventati una nuova fonte di emissioni di inquinanti con impatti crescenti. Quindi nella foto vedete la ricostruzione di forni fusori utilizzati sulla costa livornese, di fronte all'isola d'Elba, da dove veniva estratto il minerale di ferro, che a cominciare dagli Etruschi, messi in queste fornaci alimentate con legna, che ovviamente veniva prodotta disboscando prima l'isola d'Elba e poi successivamente la costa toscana, prima gli Etruschi e poi i Romani hanno prodotto grandi quantità di ferro, ovviamente con impatto ambientale estremamente importante, di cui ci sono rimaste delle tracce. Diciamo di qui, appunto, da cominciare dal terzo, quarto secolo avanti Cristo, come dire, questo tipo di utilizzo del fuoco ha cominciato a modificare la composizione chimica dell'atmosfera. E qui vediamo un manufatto. Quello che qui vedete è l'ascia di Ötzi. Come dire, siamo del 5000 avanti Cristo, tutti conoscete la sua mummia conservata a Bolzano, e questo è il suo arredo, come dire, lo scioglimento dei ghiacci, l'effetto del climatico, dello scioglimento delle cosiddette nevi perenni, evidenziato il corpo di questo personaggio, che qui adesso poi lo vediamo, eccolo qua ricostruito in questa bellissima ricostruzione. Ötzi era armato con un'ascia fatta in rame che si è scoperto, anche qui la chimica è intervenuta per scoprire la fonte di questo rame. Andando ad analizzare i suoi microcomponenti, si è capito che era rame che veniva, guarda caso, dalla Toscana. E lui è un primo esempio di malattia professionale, perché nei suoi capelli si sono trovate tracce, e sulle unghie, di arsenico. E l'arsenico dove veniva? Veniva quasi sicuramente dai minerali che comunque al cui che forse lo stesso Ötzi è in qualche modo fuso, avendo imparato la tecnica, e i fumi che si liberavano hanno liberato un metallo molto volatile come l'arsenico, che a questo punto ha inalato e passato nei suoi capelli, nei suoi denti. È un problema ancora moderno, appunto di malattia professionale, ma non solo, perché qui vedete una sequenza di metalli pesanti, andiamo dal piombo, Pb, al mercurio, all'arsenico, all'alluminio, al nickel, al cromo e al cadmio, vedete a fianco, diciamo, le fonti di emissione di queste sostanze, di questi metalli, che hanno la caratteristica di essere molto volatili. Una volta riscaldati, passano allo stato vapore, e una volta passato allo stato vapore, entrano nella catena alimentare e vanno a creare poi, e si accumulano lungo la catena alimentare, e possono andare a accumularsi poi in tessuti vari dell'uomo, a creare vari danni. Questo è anche uno dei motivi, come lui ci accennava, per cui personalmente sono estremamente contrario ai cosiddetti termovalorizzatori, perché i termovalorizzatori trasformano in sostanza tossica e pericolosa questi metalli, tra cui per esempio il cadmio, che sotto forma di ossido di cadmio, che è stato usato, scusate, il solfuro di cadmio, che è stato usato per colorare le plastiche in arancio e in rosso. Se il cadmio sta in questa forma delle plastiche, è innocuo. Se questa plastica viene bruciata ad alta temperatura, il cadmio passa alla fase vapore, e quindi a questo punto va a contaminare il terreno intorno, ed è questo un problema che a suo tempo, anche appunto come istituto, nel mio laboratorio evidenziamo per quanto riguarda il termovalorizzatore di Genova, che è stato spento anche dopo che noi abbiamo scoperto la presenza di cadmio nell'aria intorno a questo inceneritore. Accennavamo prima appunto al fatto che durante la combustione si liberano anche polveri sottili. Qui vediamo un esempio. A destra vedete proprio un capello umano. A fianco ci sono delle piccoli granuli di sabbia.
E quelle che vedete in azzurro sono le PM10, quindi quello per vedere come la loro dimensione rispetto al capello. E qui vediamo in questa piccola fotografia un particolare delle PM2,5. E qui che però è veduto, questa differenza di dimensione è evidenziata molto bene. Qui abbiamo quella che può sembrare un asteroide, in realtà è una PM10, un globulo rosso, un PM2,5, un bacillo, un batterio, la cui dimensione sono 0,5 micron, e qui abbiamo poi un coronavirus che ha una dimensione di 0,1 micron, le stesse dimensioni delle cosiddette nanoparticelle. Queste, diciamo, diverse dimensioni vi danno un'idea della problematica che ci può essere inalando polveri via via più sottili. E questo, ripeto, può essere un argomento di un'altra conversazione per vederli in dettaglio questo dato. Torniamo all'immagine che avete visto prima. Quindi qui c'è la scatoletta, il sensore per anidride carbonica, e qui abbiamo invece quest'altra scatoletta grigia che è un punto di monitoraggio di quella rete di monitoraggio popolare che ho chiamato Remo POPGE, la rete di monitoraggio popolare che è stata promossa da Ecoistituto di Reggio Emilia. Questo è un nodo appunto che ho sul mio balcone, insieme ad altre 17 centraline che sono quelle attualmente in funzione da Genova Pra a Camogli, che stanno monitorando in continuo le polveri sottili che sono presenti in tutti questi ambienti. Lo scopo di questa rete è quello di, come dire, di monitorare appunto in continuo polveri PM2,5 e PM10 per avere un'informazione più precisa sull'effetto che possono avere sulla qualità dell'aria laddove la gente abita e vive. Le polveri emesse in generale dall'attività della città, ma in particolare l'attività portuale, che è un'attività molto inquinante. Enzo Tortello sa benissimo di cosa stiamo parlando e se ne è occupato insieme al suo comitato da tempo. L'Ecoistituto gli sta dando una mano facendo questa rete. Ecco, qui per esempio la giornata misurata l'altro ieri, sono tutte nere le centraline. E questa è carina questa cosa. Vedete, tutte le centraline sono nere. Questo vuol dire che hanno livelli di PM2,5 superiori ai 25 microgrammi, sono valori veramente molto importanti in gran parte. L'unica verde è Vogliasco, in cui abbiamo registrato contemporaneamente 2 microgrammi di polveri sottili. Bene, quello che qui vediamo non è l'effetto del porto, è l'effetto di un travaso padano che tra l'altro sta avvenendo proprio in questo momento, in cui ci sono venti da nord, venti freddi, che hanno riempito di aria fredda la pianura padana. Quest'aria fredda, raggiungendo le colline, le zone, diciamo, della nostra regione, entrano dentro la pianura, dentro la valle del Polcevera e del Bisagno, e insieme al freddo portano anche le polveri sottili che la pianura padana, che sono state prodotte in grande quantità nella pianura padana, raggiungendo appunto questi valori abbastanza importanti. Questo è un esempio, appunto, di un altro episodio di pianura padana che vi dà, con le temperature, vi segnala questo fenomeno che in qualche modo, come dire, questa pillola, anche perché poi la chimica ambientale ovviamente deve in qualche modo, a sua volta, per quanto riguarda i fenomeni della dispersione degli inquinanti, avere anche cognizione di meteorologia, perché ovviamente hanno un ruolo molto importante. Quello che qui quindi stiamo misurando in questi giorni è quello che viene chiamato, in termini generali, un inquinamento transfrontaliero, anche se qui è transregionale, anche perché l'inquinamento prodotto ovviamente localmente non sta nel posto dove viene prodotto, ma entra poi nei giochi della dinamica dell'atmosfera e viene trasportato anche a distanze molto importanti. Un accenno. Ecco, qui allora la rete di Genovese ha questo scopo. Qui sono praticamente abbiamo un po' di sentinelle sul territorio che segnalano, fotografandolo, le emissioni anomale di fumi, e questi fumi sono sicuramente fumi molto ricchi non solo di ossido d'azoto, ma anche di polveri grossolane, anche molto sottili. E se questi fumi convogliati, come dire, vengono indirizzati verso una delle nostre centraline,
come può essere avvenuto in questo momento. La centralina si trova a Ninocolo, è un terrazzo, come dire, con vista porto, come vengo detto. Vedete come improvvisamente c'è stato un innalzamento, un picco molto elevato, per cui siamo passati da una media di 3 microgrammi a un picco di 64. Questo è un fenomeno, come dire, particolare che probabilmente sta registrando l'arrivo di fumi emessi da una nave, magari in partenza, che sta producendo quei fumi pesanti che avete visto prima e che fumi convogliati che impattano su una zona molto ristretta. Se in questa zona c'è una centralina, la misura la vediamo, se no ne perdiamo completamente l'informazione. La rete popolare integra la rete ARPAL, di cui potremo parlare successivamente, un'altra puntata, che anch'essa ci dà informazioni molto importanti sulla qualità dell'aria della nostra città. Però fino a 2 anni fa, se non ricordo male, la rete ARPAL sostanzialmente era dedicata al controllo dell'inquinamento da traffico, che è un problema per Genova, ma appunto non è l'unico. Vediamo l'inquinamento indoor. Ne abbiamo accennato. L'inquinamento indoor è un termine appunto inglese che indica un inquinamento molto particolare, di solito trascurato fino a pochi anni fa. Ed è l'inquinamento che abbiamo, che avviene nelle nostre case, dove le fonti di inquinamento sono molte, appunto il fumo di sigarette, l'uso di determinati, chi ha il garage sotto casa, l'emissione della sua macchina quando l'accende, l'utilizzo di dissolventi, di vernici in casa per lobby, tutta una serie di altri composti. Appunto, come avevo visto prima, anche il fatto della presenza umana che a sua volta, come dire, induce la presenza di anidride carbonica, ma anche di quelli di altre molecole di varia natura, non particolarmente pericolose, ma comunque può anche essere, diciamo, fastidiose, è quella che viene chiamata in termini inglesi il body odor. Insomma, sono, come dire, sono le molecole d'origine che anche il nostro corpo emette normalmente, anche se curiamo la nostra igiene. In questo caso abbiamo un altro particolare, il radon, che può venire dalle fondamenta delle abitazioni. Un fenomeno che in Liguria, visto che abbiamo, come dire, rocce molto antiche, non è molto diffuso, ma che è molto diffuso nelle zone invece vulcaniche della nostra città. Quindi sono tutti composti, tutte situazioni che modificano la qualità dell'aria su cui bisogna intervenire. Intervenire per cosa? A misurarle. E qui vediamo, come dire, come si possono misurare queste forme di inquinamento appunto in casa e fuori casa. E questo è uno strumento che appunto abbiamo utilizzato nel progetto Sentinelle per l'aria, si chiama un campionatore passivo, si chiama Radiello, tra l'altro è un brevetto italiano, che vediamo a sinistra nella sua forma composta e a destra di tutti i suoi vari componenti. Di questi suoi componenti abbiamo appunto la base triangolare, questo cilindro che è il cilindro che permette la diffusione, è come dire, un cilindro poroso, che permette la diffusione dell'inquinante verso l'interno, e all'interno di questo cilindro è posizionato questa cartuccia che qui vedete, vediamo nella sua custodia in vetro, che è quella che assorbe l'inquinante. Questo passaggio dell'inquinamento dall'esterno all'interno appunto avviene in modo passivo grazie alla diffusione, al meccanismo di diffusione per cui il gas tende a passare spontaneamente da una zona ad alta concentrazione che può essere all'esterno all'interno, attraverso questa membrana all'interno, perché l'interno viene assorbita dalla cartuccia, quindi si crea una concentrazione più bassa e quindi questa diversa concentrazione provoca un flusso costante che è quello che ci permette di costruire, una volta analizzata quanto del composto che ci interessa è stata catturata dalla cartuccia, quanto ce n'era all'esterno. La cosa interessante di questo sistema è che ci sono cartucce praticamente per tutti gli inquinanti. In questo caso, nel progetto Sentinelle per l'aria, abbiamo utilizzato per monitorare gli ossidi d'azoto. Questa stessa cartuccia va bene anche per l'anidride solforosa e l'abbiamo anche utilizzata per monitorare quelli che vengono chiamati composti aromatici, BTX, che stanno per benzene, toluene, xilene, che sono composti di importanza, in particolare il benzene, che è un composto cancerogeno. Qui il sottoscritto che sta preparando come dire, i singoli radiello nella busta che verrà consegnata alle sentinelle, in questo caso siamo di una scuola della nostra città che ha aderito al progetto, che i ragazzi porteranno a casa,
lo avranno tutte ovviamente le istruzioni del caso, lo toglieranno dalla busta che quindi in qualche modo gli ha prodotto l'inquinamento durante il percorso scuola-casa e hanno avuto l'indicazione di fissarlo nel caso degli ossidi d'azoto in cucina e nel caso del meteorizzato del benzene nella loro camera da letto. Quindi per tenerlo in una zona lontana dalla fonte primaria, per capire quando poi nella stanza dove poi si passa il maggior numero di ore, quanto benzene questi ragazzi, queste sentinelle hanno respirato durante i sette giorni di monitoraggio. Passati i 7 giorni, i tubi sono stati riportati a scuola, messi, riammessi nella loro custodia e portati al laboratorio di analisi, che è un laboratorio genovese. Qui vediamo, come dire, in questo caso un professore a sinistra, che è un docente dell'Istituto Nautico di Camogli, che sta facendo vedere appunto il campionatore che lui sta avendo in mano, che verrà messo dentro questo box per la misura all'esterno, e il box serve semplicemente per proteggerlo da eventuali piogge. Qui invece abbiamo una sentinella, è un volontario di Extinction Rebellion, che ci ha dato una mano utilissima per fare questa indagine, che sta posizionando invece il tubo all'interno, vedete qui, siamo nell'Istituto Nautico di Genova. E qui nella fossa successiva vediamo sempre lo stesso sensore, insieme in questo caso anche al sensore per l'anidride carbonica, posizionato nella scuola di Camogli in questo caso. Il sensore deve essere in qualche modo lontano dalle pareti, in modo nella zona più areggiata possibile. Quindi qui siamo nell'aula della scuola, su un tripode usato in chimica per altri usi, e qui lo vedete, come è stato consigliato, attaccato a un lampadario della cucina. Come dicevo prima, questi campionatori sono stati in funzione per una settimana e questi sono i risultati. Quindi abbiamo le singole scuole, quella del Borzoli, San Francesco da Paola, il Nautico San Giorgio, il Nautico Colombo, dopo Scuola dello Zenzero, i ragazzi del HAMPAS, che della protezione, quelli conduttori degli automezzi per il pronto soccorso, e i ragazzi di Extinction Rebellion. Quindi in questo caso abbiamo fatto anche delle misure a casa di queste persone. Queste sono le misure, che si sono le concentrazioni di biossido d'azoto misurate in classe 9, 10, 7, 8, 5, 11, quindi valori estremamente bassi. Questi sono invece i valori in microgrammi per metro cubo che abbiamo trovato nelle cucine delle nostre sentinelle. 24, i valori medi, 24, 23, 22, con valori massimi di, vedete, 34, 33, 29, 32, 30, addirittura un 42. Tutti questi valori massimi in gran parte sono stati riscontrati, in questo caso nella cucina, di una casa in cui c'erano dei fumatori. C'erano dei fumatori e anche c'era chi stava usando stufe a legna. Quindi sia il fumo di sigarette che il fumo a legna sono fonti di emissione di ossidi d'azoto e anche di idrocarburi, di ciclici aromatici, benzene. In particolare, nelle misure di benzene, abbiamo trovato un elevato valore di benzene superiore al valore limite di legge per l'ambiente esterno, nella stanza da letto di una ragazza dove comunque c'erano dei fumatori. Il fumo è uno dei primi importanti fonti di emissione, dire, quei valori elevati che avete visto dovuto proprio al fumo passivo. La signora fotografata si illude di fumare all'esterno, in realtà l'aria sta entrando in casa e quindi il fumo, con tutti i suoi inquinanti, gli sta arrivando in casa, contaminando gli ambienti dove lei vivrà. Ecco, come dire, questo diagramma ci dà un'idea più precisa di come sono andate le cose. In blu vedete la distribuzione di tutte le misure. Questi sono i valori minimi e i valori massimi, che sono i valori all'esterno di, come dire, su questi. Si chiama un sistema, viene chiamato come dei box, scatola e i buffi. I buffi sono questi, ci danno un'idea del valore medio, che è quello del valore X, la loro distribuzione e i valori minimi e massimi. Qui abbiamo l'esterno della scuola, sono tutte misure contemporanee. All'interno della scuola i valori sono abbastanza simili, le classi erano, anche per il fattore Covid, erano molto areggiate, e vedete all'interno della casa valori molto più alti, significativamente più alti di quelli che i ragazzi stessi
respiravano nella loro aula. E la cosa importante, in qualche modo preoccupante, è che all'esterno, a Genova, questa è la distribuzione, questi sono i dati ARPAL, nelle misure fatte a Genova, nello stesso periodo con le centraline che misurano appunto gli ossidi d'azoto. Quindi valori molto alti che ci segnalano come appunto questi sono dati ARPAL. Come le stazioni di Corso Europa e di Via Bozzi vengono superati gli obiettivi di qualità dell'aria, che adesso poi lo vedremo, i 40 microgrammi come media annuale, valori che però, come vedete, sono gli stessi che abbiamo misurato in qualche casa, come in questo, per esempio, il 47 di Via Bozzi. Per chi conosce Genova, Via Bozzi è una strada a quattro corsie, ma non accontentandoci di questo, abbiamo anche la sopraelevata, che anch'essa a quarta corsie, e qui sicuramente vanno anche a finire, quando i venti sono da sud, i fumi emessi dal porto. Quindi non a caso questi due punti sono come dire, i punti che mettono in mora insieme Genova, insieme all'Italia, perché questo vuol dire che non stiamo rispettando gli obiettivi di qualità che l'Europa si era data qualche anno fa. Il limite attuale che suggeriva l'OMS è di 40 microgrammi come media annuale e 200 microgrammi come media per metro cubo di ossido d'azoto come media oraria. Lo stesso OMS, alla luce di dati epidemiologici aggiornati, sta proponendo all'Unione Europea, che ci sta ragionando sopra, che il valore annuale deve passare da 40 a 10 microgrammi per metro cubo, e si introduce anche un valore giornaliero di 25 microgrammi per metro cubo, valore che appunto molto spesso le nostre centraline ARPAL segnalano essere superate. E qui abbiamo, e stiamo per concludere, come dire, la situazione italiana. Anche qui potrebbe essere un argomento da trattare, come dire, il ruolo che l'Europa ha avuto per uniformare in tutti i paesi dell'Unione Europea le tecniche di misura e di valutazione. Questo ci permette di fare confronto come questo, in questo caso d'Italia. Questa è una mappa che ha elaborato un'associazione ecologista. Quello che vediamo, cosa viene riportato? Viene riportato quali sono stati i limiti, i valori medi registrati in tutte queste città nel 2021. Genova abbiamo appunto 30 microgrammi per metro cubo, mentre Milano, che è il valore più alto, siamo a 38, insieme a Como a 35. Vedete come la pianura, confermato come la pianura padana, come dire, anche per la sua conformazione, per il fatto che lì dentro ci sono un sacco di attività produttive molto, molto concentrate, abbiamo valori molto elevati. Tornando a Genova, negli ultimi 10 anni qualcosa è migliorato. Gli effetti abbiamo ridotto le concentrazioni del 4%, ma per Genova, per poter rispettare i nuovi limiti, quelli che abbiamo visto prima, limiti che entreranno in vigore nel 2030, dobbiamo ridurre del 30% le emissioni di ossido d'azoto. Quindi sicuramente bisogna intervenire sui porti, sulle emissioni portuali, perché sicuramente hanno un ruolo importante. Specialmente, ripeto, quando i venti vengono da sud, e questo è un evento che avviene d'estate con i venti di mare, e quando poi ci sono anche questi traghetti fumanti che si alternano giorno dopo giorno in modo molto frequente, e dobbiamo sicuramente intervenire, questa è la decarbonizzazione cosiddetta, sulle emissioni particolari, quelle veicolari, con tutte le scelte che si stanno facendo. E, come dire, è un compito molto, molto, molto importante, molto gravoso, ma anche possibile. A questo punto penso che finiamo, finisco la mia presentazione, e se volete sono disponibile per rispondere a qualche vostra domanda. Grazie. Grazie, direi che è veramente molto interessante, quindi lascerei la parola a chi eventualmente vuole porre delle domande o osservazioni. Io ne avrei una che riguarda l'impatto sulla salute e sugli ecosistemi, ecco, semplicemente perché
E poi, oltre, diciamo, all'aspetto di attività che sono clima alteranti, queste tipologie di inquinamento, ma ecco, magari se ti puoi soffermare, Sì, magari poi vediamo anche altre. certo. Sugli effetti sulla salute sono slide che ho rimandato perché come vedete, siamo stati tranquillamente nell'ora prevista e sono argomenti che meritano di essere poi approfonditi molto più dettaglio. Comunque, rispetto alla tua domanda, io posso dare anche una informazione precisa per Genova. In uno degli articoli dell'ultimo quaderno, che appunto, come tu hai accennato, su cui che stiamo curando proprio in questi giorni, che stiamo curando insieme con te, che abbiamo dedicato alla citizen science, quindi in senso un pochino più lato, quindi i risultati di studi dei cittadini come quelli che abbiamo anticipato in queste qualche micro slide precedente, insieme ad altre valutazioni che stiamo facendo, appunto, un amico epidemiologo ho coinvolto negli articoli, gli ho commissionato un articolo, che l'articolo era una valutazione degli effetti del mancato rispetto dei limiti di ossido azoto a Genova, che come avete visto siamo intorno a 33 microgrammi come media generale di tutta la città per metro cubo come media annuale. La stima che il collega ha fatto è stato che quello annualmente, questo inquinamento a causa degli effetti sulla salute che provoca come effetto acuto la mortalità. Abbiamo una mortalità di 300 morti all'anno attribuibili al mancato rispetto dei limiti degli ossidi d'azoto. Quindi sono mortalità dovuti quindi a un effetto cronico, diciamo, quindi un effetto peggiore, dovuto a effetti però che la stessa inalazione di ossido d'azoto provoca a livello respiratorio, a livello cardiocircolatorio, con aumento dei rischi di ictus, di infarti e ovviamente di malattie respiratorie più o meno acute che riguardano sia i giovani che gli anziani. Con questo effetto, diciamo, più grave che è la mortalità, che è quella che vi ho detto. Estesa questo, appunto, come vedete, sul grande inquinamento che comunque continua a persistere su tutta Europa, abbiamo soltanto in Italia abbiamo una stima che di migliaia e migliaia di morti provocati dall'inquinamento, un inquinamento appunto evitabile o comunque riducibile. E qui sono tutte le altre cose gli altri argomenti che dovremmo trattare rispetto al calo. Ecco, però posso anche dirlo che a Genova, ma comunque in tutta Italia, il calo che abbiamo registrato in tutta Europa sicuramente è attribuibile all'introduzione della marmitta catalitica. La marmitta catalitica a parità di auto circolanti, e questo è un altro tema su cui dovremmo magari discutere, comunque a parità di auto circolanti, come per esempio avviene a Genova, abbiamo avuto un calo sistematico e importante dovuto appunto all'introduzione della marmitta catalitica che ha ridotto la concentrazione di piombo, a questo punto è un problema che ci siamo lasciati alle spalle come piombo tetraetile che ha raggiunto alle benzine che abbiamo eliminato introducendo la cosiddetta benzina verde, quindi il piombo non ce n'è più praticamente, l'ossido di carbonio è crollato drasticamente, il benzene che superava i limiti per legge oggi praticamente è esportato in tutta Genova sostanzialmente non abbiamo limiti di 5 microgrammi per metro cubo come media annuale per il benzene, abbiamo una media di 2 microgrammi, ma ricordo quella ragazza, quella sentinella a casa, nella sua casa, aveva 5 microgrammi, valori che soltanto come valori massimi vengono registrati qualche giorno, ma come media siamo a 2, insieme appunto al PM10, al PM2,5, il quale ha chiesto è diminuito progressivamente, insieme ai cancerogeni, dicevo prima, come il benzopirene. Quindi, come dire, l'attenzione che l'Europa ci ha dato su queste sostanze, con l'aiuto dei chimici che fanno questa analisi, quindi chimici ambientali, e la conoscenza del fenomeno ci ha permesso di poter tenere sotto controllo questo fenomeno. Però dobbiamo fare lavoro molto di più, anche proprio per far sì che questi danni alla salute di fatto si azzerino o comunque riducano drasticamente. Grazie. Io volevo aggiungere che l'avevo già messo
così, in circolazione c'è una classifica fatta dall'IS Global, IS Global Ranking of Cities, che sono le 1000 città, Tutte le città, sì. diciamo, più inquinate, più importanti d'Europa, e analizza l'inquinamento e si vede che quasi il 50% dei morti di Genova dovuti all'NOx sono dovuti al porto, così riporta questa classifica. Quindi Sicuramente come dato. è una fonte importante su cui bisogna sicuramente. Il problema, appunto, per tornare a questo dato che Enzo ci dice, è il fatto che l'unica misura che sta facendo misurare l'impatto del porto è una storia ufficiale, è quella che a largo San Francesco di Paola, che è stata fatta, voluta appunto proprio dalla stima che l'associazione di Enzo ha fatto sulla spinta che ha fatto ad ARPAL. In quel senso, modernamente, questo sito comunque sta rispettando teoricamente i limiti di legge, quelli vecchi, ma non rispetterà sicuramente i nuovi limiti più restrittivi, che ripeto, al di là dell'aspetto di vista strettamente legale, la conoscenza che abbiamo è che sotto i 40 microgrammi per metro cubo c'è sicuramente un dato sanitario che deve essere ridotto. E questo è quello, e dobbiamo arrivare a quel 25 microgrammi per metro cubo come dato medio giornaliero. E quindi, come dire, il problema è che soltanto con sistemi tipo quelli che stiamo facendo, con tutti i limiti ovviamente che abbiamo, con le sostanze che noi abbiamo, le nostre stazioni che abbiamo posizionato, è possibile monitorare l'ambiente dove la gente vive. E questo è il problema. Perché il sistema ufficiale così ingombrante non può essere messo nelle case ancora, o sul balcone, ancora di più dentro la stazione, dentro la casa, dentro la scusate, dentro la sala delle case dove la gente abita. Sistemi come quelli che avete visto prima ci permette di fare una misura e quindi avere in qualche modo una conferma che l'inquinamento che mettiamo esterno possa essere insieme, tra l'altro con la somma all'effetto dovuto all'interno della casa, abbiamo una qualità dell'aria assolutamente peggio, su cui dobbiamo sicuramente intervenire. C'è qualche domanda forse da qualcuno? Sì, scusa, io volevo chiedere, non ci sono dati differenziati tra uomo e donna, vero? Degli effetti Diciamo, dell'inquinamento. vabbè, noi abbiamo fatto misure, ora, se fai riferimento alle sentinelle di nostro, noi abbiamo sia, ovviamente monitorato sia ragazze che ragazzi, indipendenti, ma sono numeri piccoli. Ci sono comunque delle misure fatte proprio sulle donne per il problema dovuto al fatto che le donne sono le donne che fanno da mangiare, e specie nei paesi, sto parlando dell'India piuttosto che Africa, dove si continua a fare cucina utilizzando la legna, c'è un problema di inquinamento molto pesante che colpisce, e i dati li abbiamo, proprio la popolazione femminile, proprio perché è quella che passa molte ore a fare da mangiare in condizioni, come dire, sicuramente impattante per quanto riguarda la qualità dell'aria all'interno della cucina fatta spesso e volentieri sia con come dire, fornelli aperti, perché questo è quello che ancora avviene nei paesi così, che continuiamo a chiamare mai in sviluppo. La presenza delle donne in casa, le casalinghe per molte ore, mette anche in questo un problema della tematica di un'esposizione molto lunga che può avvenire anche in ambiente domestico, anche a causa, ripeto, di una non adeguata gestione dell'ambiente domestico. Quello che, per esempio, una domanda che abbiamo fatto a tutte le nostre sentinelle è quello se la casa viene arieggiata. La risposta è praticamente tutte le case sono arieggiate, specie la mattina, per un tiro di circa mezz'ora,
E questo sicuramente è un modo per poter fare in modo che l'aria viene rinnovata e messa nuova aria più fresca e più pulita dall'aria esterna, specie se viene, questa operazione avviene nelle prime ore del mattino, quando il traffico è ancora basso, e ovviamente senza nessun problema se l'abitazione è ai piani alti, perché l'inquinamento da traffico sostanzialmente è sensibile fino al secondo e al massimo al terzo piano una casa, mentre l'inquinamento peggiore avviene all'interno dell'automobile, poi alla fine. Questo è un altro, diciamo, un altro di quei temi su cui potremmo fare una lezione specifica su queste cose. Volevo chiederti un'altra cosa, perché io so che comunque l'inquinamento atmosferico ha inciso anche in questi anni sulla sterilità, sull'aumento della sterilità umana, sia dell'uomo che della donna. Meno spermatozoi, meno Certo. ovuli vitali, eccetera. E Ma sarebbe interessante per me avere questi dati, sia la differenziazione del sesso, sia anche. sicuramente degli studi sulle cause, si parla per esempio delle diossine che hanno questo tipo di effetto sulla produzione di spermatozoi e sulla attività, mentre altri metalli alcotossici che agiscono poi a livello proprio del sistema riproduttivo. Ci sono degli studi, bisogna andarli un attimo a fare una ricerca bibliografica, si può fare, è un argomento sicuramente di interesse. Quindi questo problema c'è, sicuramente c'è un aumento a livello planetario della produzione di spermatozoi e anche, come dire, tutta una serie di problemi di perdite intrauterine a causa dell'inquinamento. Si parla anche del fatto di presenza di inceneritori, in particolare quelli della vecchia tradizione, che a causa delle sue emissioni può avere questo effetto sulla salute umana, quindi anche sull'effetto riproduttivo. Quindi è un problema che c'è, su cui bisogna sicuramente intervenire, ma come accennato prima, individuato il problema, si risolve e ridotta la fonte, si riducono tutte queste emissioni che avvengono contemporaneamente e che tutte quante possono a loro volta essere ridotte a livelli estremamente bassi. Se questi aspetti vengono, se si rispettano le leggi, se si introducono anche a livello industriale le migliori tecniche e se abbiamo, come dire, anche una minore produzione dovuta anche al fatto che si riducono comunque alla produzione, perché, come dire, aumentare la produzione con questa politica dell'uso di fare gli oggetti che durano poco, perché dobbiamo aumentare e continuare a produrre e produrre inquinamento. È una cosa su cui dobbiamo fare sicuramente delle riflessioni. Leggo nella chat da Marco Olobardi che la stima di aumento della mortalità di 7-10% all'aumento di ogni 10 microgrammi per metro cubo. E Esattamente. poi dà anche un riferimento medicalfacts.it, eccetera, inquinamento atmosferico particolato, magari lo salviamo perché può essere Ma io interessante. pensavo che su questo di fare proprio una lezione ad hoc, perché bisogna parlarne a lungo. È un dato che esiste, c'è un'ampia bibliografia dal punto di vista epidemiologico che conferma come esposizione a polveri sottili, ultrasottili, ossidi d'azoto, anidride solforosa, piombo, quant'altro, provoca un aumento della mortalità. C'è anche un dato interessante, che quell'esposizione, come dire, che hanno a casa questi ragazzi, che in certe scuole può essere molto più alta di quelle che abbiamo misurato noi a Genova, perché poi le nostre scuole, quelle che abbiamo monitorato, sono lontane da fonti di inquinanti, sono in zone collinari o lontane dal traffico, sono importanti anche per quanto riguarda il rendimento scolastico dei ragazzi, perché hanno questo effetto di cui si hanno già le prime evidenze sperimentali, che diminuisce l'attenzione e quindi in qualche modo il rendimento scolastico. È uno studio che sta conducendo appunto, il nostro amico Bigeri, che inviteremo poi probabilmente a parlarne per raccontarci questa sua esperienza che sta conducendo nelle scuole italiane per misurare l'esposizione dei ragazzi a scuola, che è un dato che abbiamo. Cioè noi sappiamo già quanto a casa e a scuola, quanti ossidi di azoto respirano i ragazzi, e ripeto, a Genova, durante questo monitoraggio che abbiamo fatto noi, a Genova è la prima volta che si fa, abbiamo valori molto bassi grazie al fatto che le scuole sono messe in zone poco inquinate,
con un buon arreggiamento che comunque è stato fatto durante la scuola. Quindi è un problema che c'è, a mio avviso merita di essere fatto, sono disponibile a farlo, su una lezione dedicata, potremo dare ampia documentazione di tutto questo, non solo segnalare il problema, ma segnalare anche le soluzioni, perché anche questo è un argomento molto importante, su cui peraltro ho trattato nel mio blog, se andate a vederlo, è il blog dove parliamo di economia domestica, perché è importante conoscere queste cose per migliorare la qualità dell'aria all'interno delle case e delle abitazioni in cui viviamo. Altri? Beh, è interessante il travaso padano, però mi stavo domandando, noi che siamo immersi nella Padania, io stavo guardando adesso i dati di Il ARPA. problema dove abbiamo la maggiore problematica, su cui si stenta a fare le cose giuste, e c'è anche, come dire, una. In cui, peraltro, per esempio, ha colpito di molto, non a caso, il Covid, e c'è anche un altro discorso che meriterebbe di essere fatto. In cui, vabbè, a dire la verità, gli elementi che stiamo emergendo è che le polveri sottili fanno da vettore al Covid, ma quasi sicuramente la cosa importante è che. Come dire, l'esposizione dei polmoni a forti concentrazioni di polveri sottili, ultrasottili, con loro i fenomeni infiammatori, aumenta sulle cellule polmonari, come dire, quelle molecole, macromolecole che hanno altre funzioni, ovviamente, normalmente, ma che sono i recettori a cui il Covid si lega. E quindi questo per dire che la maggiore mortalità di Covid, ovviamente durante il periodo più critico che si è registrato nella pianura padana, è anche dovuta al fatto, e questo ci sono molti studi che sono stati fatti di questo tipo, dovuti al fatto che i fenomeni infiammatori dei polmoni, che è mediamente molto elevata nella popolazione della gente che abita in pianura padana, è stato questo, come dire, l'elemento scatenante che ha scatenato quegli effetti polmonari dovuti proprio all'effetto del Covid. Quindi ancora ad una dimostrazione di come l'effetto dell'inquinamento atmosferico è pesante e sicuramente su cui bisogna sicuramente intervenire pesantemente e bisogna lavorare drasticamente per modificare. Quindi, come dire, tutto quello di cui si sta parlando, no? Della transizione ecologica, abbiamo parlato anche di queste nostre conversazioni, è molto importante perché, noi, come dire, insieme a quello che è la riduzione delle emissioni di inquinante da anidride carbonica, comporta automaticamente, riducendo le combustioni, riduce drasticamente altre forme di inquinamento, e con questo abbiamo anche un miglioramento sicuramente attribuibile ai danni sulla salute. Dobbiamo, come dire, dobbiamo realizzare la transizione ecologica per poter, come dire, avere questo doppio sistema vincente: meno inquinamento, migliore stato di salute, migliore grado di salute della popolazione. È una cosa che si fa se finalmente si riesce a capire che bisogna lasciarci alle spalle le combustioni, quindi i combustibili fossili in tutte le loro forme. Detto che c'è una mano alzata, darei lo spazio a chi vuole intervenire. Prego. Prego, mi sentite? Sì, non ti vediamo, ma ti sentiamo. Provo ad aprire, ma mi chiamo Antonio Aspetta. Lupo, sono un medico ISDE, vivo a Ah. Chiavari e sono molto interessato a queste cose, anche perché avendo partecipato all'ultimo incontro nazionale di ISDE a Sansepolcro a ottobre, in cui i temi dell'inquinamento atmosferico erano state due parti molto importanti, e volevo segnalare due cose. Una, la questione ammoniaca e allevamenti intensivi nel quadrilatero Parma, Reggio Emilia, Brescia, Cremona, 4.000 maiali di media, eccetera, l'emissione di ammoniaca, polveri sottili e Covid, che già purtroppo anche in altre parti del mondo con cui noi collaboriamo, io personalmente con gli amici del Movimento Senterra brasiliano, questa roba del Covid e del virus e non le concause sono state molto sottovalutate perché l'onda mondiale, che il virus era il diavolo e non si inseriva nella complessità di quello che
si chiama l'infiammazione cronica del mondo, cioè quindi anche la possibilità che poi a livello il virus entri nelle gole infiammate, nelle gole iperstimolate, di cui appunto queste, tutte queste polveri sottili, eccetera. Quindi questa cosa qui purtroppo, e difatti siamo arrivati a definirla una sindemia, quella da Covid, e non una pandemia, perché era il virus insieme a persone già in stato avanzato di infiammazione, di stimolo, come nella pianura padana, in particolare in alcune regioni. Questa è una cosa che purtroppo è passata molto poco, perché si doveva fare i riconoscimenti facciali, perché non si può studiare e vedere la complessità e come muoversi in controtendenza di fronte ai criminali dell'agrobusiness piuttosto che di altre attività industriali, eccetera. L'altra cosa su cui, proprio come spunto nel congresso di ISDE, si è parlando dell'inquinamento atmosferico. Io ho posto e stiamo preparando un position paper proprio per i medici, perché possono avere delle informazioni da dare alla popolazione di quello. E io ho preparato anche, poi magari non è molto buono, è scadente, lo vedranno persone che hanno più cultura scientifica, molto più di me, che io non sono una. Però sulle emissioni, le emissioni non da combustione. Le emissioni non combustione, in particolare legate all'usura dei freni, all'usura dei pneumatici, all'usura del manto stradale, sono in forte emissione, anche perché la gente guida come dei pazzi nelle autostrade. Continuano a frenare, la distanza di sicurezza non è una dimensione etica, perché siamo tutti dei pazzi individualisti, ognuno fa il cazzo che vuole, scusate la parola. Ma Ecco, io, scusami, il tema che provato, sono assolutamente d'accordo, era che no, il problema era che, appunto, dicevo, il tema che tu hai proposto, però di essere disponibile ovviamente a affrontare in modo maggiore più dettaglio, perché il tema che tu hai segnalato è importante, quello dell'ammoniaca come un fenomeno di inquinamento cosiddetto secondario che produce. Proprio come dici tu, no? Senza una combustione, dovuto al fatto dell'ammoniaca che una volta immessa in atmosfera a causa dell'attività entra in questo ciclo dell'azoto complesso che fa sì che si formino polveri ultra sottili e nitro di azoto, di sale nitrato, chiedo scusa, che ha un effetto di effetto ultra sottile, anch'esso pericolare, probabile. Quindi bisogna fare sicuramente una riduzione drastica degli ambienti, degli aumenti e del loro inquinamento. Quindi tutte queste tematiche sono assolutamente d'accordo, così ci sta, ripeto, però nella complessità, dire, delle reazioni che avvengono in atmosfera, merita dei tempi, argomenti delicati che potremmo fare specificamente, se c'è interesse, approfondendo, ripeto, perché c'è una massa di studi ampiamente, come dire, riconosciuti, che meritano soltanto di essere riconosciuti, perché sono dati grandi quantità di studi che convergono a segnalare come problematiche di polveri sottili, ultrasottili, dovuti a cause di fonti diverse, hanno un effetto impattante che bisogna ridurre drasticamente, andando a ridurre alle fonti tutti i sistemi di modo di muoversi con medi, vabbè, insomma, con i medi che c'è, che stanno dando i risultati. Quindi su quello dobbiamo porre. Io volevo dire questo, appunto, il problema è una narrazione che arrivi a semplice. Allora, dire che i bambini respirano ogni 2 secondi e gli adulti respirano ogni 4 secondi dà l'idea dell'urgenza, della quotidianità, non dell'evento estremo a cui noi siamo spesso abituati, a narrazioni, scoppia quello, succede a quello, eccetera. Però non sono la quotidianità. E allora anche come ISDE, se vogliamo, so che molti di voi collaborano, qualcuno ha scritto, eccetera, ma non sono certo io il primo a avere, sono uno degli ultimi arrivati in ISDE di Genova, però questa roba di cercare di coscientizzare sulla quotidianità dell'insulto al proprio corpo, alla propria persona, ai ritmi del corpo, l'alimentazione per respirare. Insomma, questo io credo come medici, alcuni di voi non sono medici, altri sono medici, ma non importa, credo che sia la nostra sensibilità di
cercare di strumentare delle difese dell'autocoscienza nelle persone, soprattutto nei bambini dei primi 5 anni, perché questo è il punto a cui io credo, vedo che siamo tutti abbastanza, Di più, scusa, guarda, penso abbastanza un po' di anni. che siano argomenti importanti quelli che introduci, che richiedono, come dire, un approfondimento. Che Certo. potremmo fare con appuntamenti, perché no, anche con ISDE, con amici che possono Certo. venire a fare delle conversazioni o comunque dei loro Sì. interventi per approfondire specifici argomenti, ripeto, perché sono argomenti Sì, estremamente no, ma è importanti chiaro, era un accenno e su cui sono bisogna fare molto. informazione perché molti cittadini, molta gente ignora queste cose o le sottovaluta. E non sempre poi i media, come dire, informano in modo corretto, non diffondono notizie informative corrette. Quelle che stiamo cercando di fare, qualcosa di questi argomenti sono già stati trattati nei nostri quaderni, qualcosa approfondiremo nel prossimo e potremo, se siete, ovviamente, ripeto, da parte mia sono d'accordo per la parte di mia competenza, di andare a affrontare, discutere specifici di quelli, alcuni di quegli argomenti che tu hai giustamente segnalato. È un problema Molto reale, bisogna portare conoscenza, ancora di più individuare i rimedi per poter, come dire, creare insieme un modello di sviluppo, ci tengo a dire questo termine, quindi non più crescita ma sviluppo, che dobbiamo in qualche modo, come dire, a cui tutti dobbiamo contribuire per poter continuare a un sistema che io chiamo sobrio, perché deve essere anche così, equamente distribuito a livello planetario, insomma, e quindi di smettere questa politica di rapina delle risorse che non ci porta a sbattere, insomma, senza come dire, ripeto, ribadisco la mia preoccupazione per come stanno evolvendo le cose, in un clima che cambia rapidamente e che ci casca addosso in modo veramente feroce. Forse siamo già in ritardo. Se ci diamo una mossa tutti in quanti, forse ci salviamo, ma la vedo veramente difficile. È una scelta politica che stenta a muoversi e spero proprio che l'Europa si dia da una smossa per cercare di affrontare. Abbiamo come dire, avviato un incontro interessante, abbiamo avviato un percorso non facile. Non rischiamo che vinca come dire, insieme al nucleare venga anche le risorse non rinnovabili fossili. Ecco, ripeto, c'è molto da lavorare. Avviso, secondo me, dovremmo veramente impegnarci molto per diffondere queste conversazioni nelle scuole. So che ci sono appunto già delle scuole interessate, quindi dobbiamo proseguire. Alcune scuole interessate anche a eventualmente ripetere poi Sentinelle dell'Aria, quindi vediamo, insomma, ma credo che sia importantissimo. Bene, allora ringrazio. Grazie, grazie veramente. Grazie a te. Grazie a te. Grazie, grazie Grazie a tutti. Federico, Grazie. grazie. Ciao. Ciao. Ciao a Grazie, tutti, ciao. ciao. Buonasera a tutti, alla Grazie. prossima. Ciao. Ricordiamo magari il prossimo appuntamento. Sì, il prossimo riguarda il futuro delle città con Enzo Tortello, Maria Rosa Ronzoni e Pinuccia Montanari e sarà martedì prossimo alle 17, sempre. Pinuccia, scusa, posso divulgare questo appuntamento anche perché, ad esempio, c'è la rete delle associazioni che sono 38 associazioni e che si occupano di tutte le varie problematiche dei nuovi progetti del futuro della città. Non ho capito bene se queste conferenze le possiamo divulgare a chi riteniamo opportuno, oppure Assolutamente sì, assolutamente sì. posso mettere il link eventualmente Assolutamente e sulla. soprattutto anche a quelle che si sono già effettuate e che sono registrate, sono disponibili ai link che manda Christopher sul sito e comunque sono sul sito di Ecoistituto. Sì, Io le ho perfetto. di fa Esatto, appena è anche questa di stasera, non appena abbiamo appunto il link, la possiamo diffondere in tutte le chat, insomma, dove sappiamo che ci possono essere persone interessate ad approfondirle, oltre alle scuole, insomma, Sì. Ok, ovviamente, assolutamente sì. grazie, ciao. Ciao, Grazie a te. ciao a tutti.